dello Spirito Santo. Amen. Signore sia. Siamo riusciti a iniziare questa bella nostra celebrazione con il canto Oggi è giorno di festa. Giorno di festa perché è la festa della famiglia di Dio, ma si riunisce a celebrare il grande avvento, la risurrezione. E la risurrezione è il cuore della nostra fede. Se Cristo non fosse risorto, non saremmo qui a celebrare questa Eucaristia, perché noi crederemo in un grande personaggio, ma non in Cristo, che è morto per noi e che è risorto per noi. Ecco, quindi Cristo nell'ultima cena ha detto: prendete, mangiate, questo mi può, fate queste memorie di me. E allora noi oggi proprio facciamo la memoria del Cristo risorto, siamo riuniti a celebrare l'Eucaristia, questa nostra assemblea gioiosa, è il giorno della risurrezione. E allora proprio per ritrovarci insieme, perché questa Pasqua sia veramente una Pasqua ricca di valori celesti, di grazie, chiediamo perdono, Signore, tutte le nostre mani. Ti ho molto messo. Che ci conduca la vita.
figlio, hai vinto la morte e ti ha aperto il passaggio alla vita eterna. Concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli. Parliamo degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè, come Dio consacrò lo Spirito Santo e potenza a Gesù di Nazareth, il quale passò verificando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero prendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dal letto di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. Parola di Dio. Ci alziamo e insieme leggiamo la sequenza. Alla vittima pasquale si nasce oggi il sacrificio di loro. L'agnello ha preso il suo regno. L'innocente ha riconciliato noi peccatori compatti. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso inferno. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo e trionfa. Raccontaci, Maria, chi hai visto sulla via? La tomba del Cristo risorto, la gloria del Cristo risorto, e anche il suo testimonio. Il sudario è Gesù. Cristo, mia speranza, è il sotto, per i gesti suoi la vita. Sì, ci siamo certi. Cristo è davvero il sotto. Tu, eretto Dio, abbi pietà di noi. Aleluya, 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 aleluya.
dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro:
il primo del settimana, il primo giorno. Ma che domanda? Ecco, Giovanni continua il suo Vangelo per quanto è morta la morte di Gesù. E sapete, Gesù muore in croce, venerdì, ma viene rimorto alle 3 del pomeriggio. Però, prima di togliere, di portarlo in un filato, era in vera sera, e già il sabato non si poteva far nulla. Ecco, che già iniziava che cosa? Il sabato della Pasqua. E allora hanno cercato di mettere questo frutto nel sepolcro, sotto nuovo, e attendevano poi dopo, non il giorno dopo che sabato, noi diremmo la domenica, per fare proprio l'onoranza funebre, continuare proprio. Ecco che allora, vedete, il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide la pietra che era stata ribaltata dal sepolcro. E sa che questa donna piena d'amore di Cristo, ma lei è anche donna, non era soltanto c'era Maria, lei è un'altra Maria, un'altra donna, e hanno assistito la morte di Cristo. E vedete, sono partite subito di mattino, pensate buio, e invece pensate alla luce. Buio significa di cosa? Senza significato del tradimento, significato, diciamo così, la morte e buio. Pensate al tradimento, Giuda, quando nell'occhio di lui ha baciato il Cristo, quel tradimento, al rinnegamento di Pietro. E invece qui significa che cosa? Significa la luce, la speranza, la gioia, l'amore. E queste gioie piene d'amore ha aspettato proprio l'alba per andare a fare queste onoranze. Questo ti si è imbalsamare il corpo di Dio. Ma avete notato, sono partite così, senza pensare chi avrebbe rotolato quella propria pietra. E sono andate lo stesso. Sono arrivati a un grande meraviglio, non hanno più trovato il corpo di Dio. Però tutti è l'ordine, dentro. Allora, cosa hanno fatto? Figurarsi. Subito soccorso queste tre donne da Pietro e Giovanni, erano gli apostoli dell'amore, che veramente questi due erano quelli che amavano maggiormente Gesù. Pietro, quello che dice lui, va scelto per il capo della sua chiesa, da rinnegare. Però Pietro, guarda che se tutti si chiameranno io, ti difenderò con la spada. Poi dopo è stato il primo che ha buttato via la spada, e si è era un uomo che lui non scenderebbe, però non era bene Cristo Gesù. E quando Gesù ha detto, guarda che tra poco mi prenderanno, Pietro ha preso il spazio che mi permette di Gesù di dire così, guarda, tu devi rimanere così, dire noi, quindi voleva bene Gesù, non pensava alla sua morte, così, ma pensava che Cristo sarebbe rimasto con noi sempre. E Giovanni è il vostro amore, vedete che l'ultima cena, questo discepolo che posa il capo sul petto di Gesù. Allora non mangiavano nel sotto la tenda, sul tavolo. Loro mangiavano con i tavoli. Ecco, quindi c'era il piatto centrale e tutti quanti tendevano verso, ecco perché Maria Maddalena, questa qui, poi dopo è andata a lavare i piedi di Gesù con le lacrime, non è che andava stesso sul tavolo, poi gli ha asciugato i suoi capelli, perché Gesù era coricato,
era steso, e ora ho tutto fare questo, questo gesto d'amore. No? Quindi, per dire, questo Giovanni era veramente la forza di amore. Allora, come ha sentito questo, avete sentito come tutti e due, però Pietro è più vecchio, ma forse Giovanni, che la vista era giovane, e forse per primo, per un rispetto curioso, però non entrare, lasciate entrare qui. Era molto bella, ha visto di tutto, era buttato per aria, come per l'arrivo di altri, ma allora entrò anche l'altro discepolo, Giovanni. Vedete, questo Vangelo è stato scritto da Giovanni, lui l'ha scritto, lui è testimone di questa realtà, eh? È Giovanni che ha scritto lui il Vangelo, allora entrò anche altri discepoli, io. Che ha raggiunto per primo al secondo e vide e credette. Vuol dire che fino allora Giovanni si sì, sapeva ma non credeva. Voi pensate, fino allora un uomo che si era risorto fa risorgere, fino allora non era risorto il suo, eh? Quindi quando il cercativo risorgerò insieme a tutti, chi è che risorge? Ecco, Dio solo che non muore, quindi ha capito che lui era Dio. Infatti non aveva ancora compreso la scrittura che cioè egli, questo Cristo, doveva risorgere dalle morte. Non lo sapeva. È una scrittura raggiungata, ossia vedete, non ricordo un attimo, questa che Cristo doveva risorgere, che era Dio, non lo diceva Dio Gesù, io sono Dio. L'avrebbero ucciso, ma erano talmente, diciamo, fanatici per l'unità di Dio, Dio solo, che se avesse detto io sono Dio, un po' ti fa via, infatti l'hanno ucciso, perché dicevo tu che se vuoi ti fa via, ma chi l'ha conosciuto? Poi da giudicato senza dirlo, che sono fatto capire che a lui era Dio. E allora chi l'ha riconosciuto? Pensate, l'ha riconosciuto per primo quel centurione, quando ha visto tutto quell'avvenimento che gli ha dato, gli ha trapassato con la spada, no, il cuore, poi ha visto tutto passato. Veramente costui era figlio di Dio. Quindi un romano, non un ebreo, l'ha riconosciuto come figlio di Dio. Bene, questo dice, no, no, non avevano ancora compreso la scrittura che gli doveva risuscitare. Poi naturalmente anche Giovanni Portantiere ha parlato con lui, ha mangiato con lui, non come un fantasma, lo vedremo, no? Ecco, poi Gesù che prende Pietro, mi ami più di tutti, Tommaso che non voleva credere, gli ha detto Tommaso vieni tu perché non sono fantasma, sono io, quindi ha constatato e per la risurrezione di Cristo, sicuri che Cristo ci ho fatto tutti ammazzare, sono morti tutti, per dire abbiamo visto che Gesù è morto, l'abbiamo costato, l'abbiamo constatato, perfino col soldato l'ha capito, però è risurrezione. Quindi è, diciamo, la nostra fede, la risurrezione. Carissima della Chiesa, e allora veramente possiamo dire questo giorno più bello, e noi questo che facciamo festa oggi giorno di festa, e questo giorno di festa dobbiamo chiedere al Signore un aiuto. Mentre io stavo di favore, faccio gli auguri che fermi proprio una buona, una santa Pasqua, che sia Pasqua, e il Signore ci doni quei cose, la sua grazia e il suo grazie. Di essere veramente qua di sotto, che una serenità, che una pace, che veramente il Signore porti tanto conforto, tanto aiuto le nostre famiglie. Poi le nostre famiglie sono un po' provate, ammalate, quindi
porti i malati di tanta sanità, tanto aiuto, tanto conforto e anche preghiamo anche per le nostre famiglie, preghiamo per i nostri cari, perché sono veramente contemplare la gloria di Cristo. Allora continuiamo questa nostra celebrazione con questa fede del Signore. Poi al termine della messa ci sarà la benedizione dell'acqua, daremo la benedizione di tutti voi con quell'acqua che entrerà nelle nostre case. Se lo dà, credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, giusto da Dio, vero da Dio, vero, che è nato in grazia, senza sostanza di tua parte, per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per un uomo della nostra società discese dal cielo, e per opera del Spirito Santo si è incarnato nel cielo della terra. Papa, i vescovi, i sacerdoti, i missionari e i cristiani facciano suonare fino agli estremi confini della terra il lieto annuncio che Cristo ha vinto la morte, preghiamo. Perché la risurrezione di Cristo porti nel mondo intero e a tutti la luce per credere che all'infuori del Signore Gesù non esiste altro uomo al mondo al quale Dio abbia dato il potere di salvarci, preghiamo. Perché nella luce del risorto si compongono gli odi e ogni uomo viva giorni di pace, preghiamo. Perché la Pasqua asciughi le lacrime di chi soffre e doni riposo e pace eterna ai fedeli defunti, preghiamo. Dio di ogni consolazione, ascolta le vocazioni dei tuoi, dona a chi riconosce la grazia liberatrice della Pasqua del tuo Figlio Gesù di giungere a gustare per sempre la gioia dei redenti con la beata sempre Vergine Maria e di tutti i santi. Cristo nostro Signore. Amen. Dio Padre onnipotente.
Signore, dalle tue mani questo sacrificio, la lode cori del Signore, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Che sono tanti per noi, Pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente nasce, si vive sempre la tua vita, per Cristo nostro. Il Signore sia con voi, con il tuo Spirito, i nostri cuori. Con la morte, Signore. Diamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. Cosa buona e giusta, non sei il conto di salvezza. Proclamare sempre la tua grazia e la tua gloria, Signore. Ma sono tutti esaltati in questo tempo nel quale Cristo, nostro Pasqua, semola. E lui è il vero agnello che ha tolto i peccati al mondo, a lui che morendo distrutta la morte e risorgendo ridato nella vita. Per questo mistero, nella finestra della gioia pasquale, l'umanità esulta sulla terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, di Gesù Cristo nostro Signore. Credosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatelo tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate queste memorie di me. Della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si è messo in suo corpo. Ricordi, Padre, la tua Chiesa diffusa e ti convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo bel corpo. Rende la perfetta lavoro in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Martino e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei nostri parenti, amici e benefattori defunti e di tutti i defunti che si affidano alla tua credenza. A mettere il potere c'è del tuo voce. Dire tu che abbia misericordia, ne che per parte di vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Antonino e tutti i Santi, in ogni tempo ti fanno gradire, e in Gesù Cristo, Figlio,
canteremo la colonna. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te. Le tue mani son piene di fiori, come
Diamo ora la benedizione all'acqua lustrale, quell'acqua che poi servirà per santificare, per benedire le nostre case. Fratelli carissimi, preghiamo umilmente il Signore Gesù Cristo Dio perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro Dio. Il Signore ci rinnovi interiormente perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo che vedi in preghiera in questa santissima giornata della Pasqua, rievocando l'opera ammirabile della nostra creazione e ancora l'opera più ammirabile della nostra santità. Degnati di benedire quest'acqua, che è stato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri popoli. Di questo dono della creazione fatto un segno della tua volontà attraverso l'acqua del Mar Rosso, hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù nel deserto, hai fatto sgorgare una sorgente per saziare la sorgente. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunziato nuova alleanza e per cui sentivo offrire l'uomo. Infine nell'acqua del Giordano, santificata dal Cristo, ha inaugurato il sacramento della rinascita che segna l'inizio dell'unità nuova, libera dalla corruzione del peccato. Ravvivati di noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta e il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo il nostro Signore, e gli vive e regna di secoli. Fissi. Amen. E adesso Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda sopra di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Prego. Infondi noi, Padre, lo spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali, viviamo concordi nel vincolo del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Se finita, diamo in pace. Alleluia, alleluia. Diamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Di nuovo, buona pace. Buona pace. Cuando intenso y muy hermoso.
voglio vedere.